Capitolo 5. Lasciando Windy Willows, Anna non si accorse che qualcuno la osservava da uno degli abbaini di Evergreens. Era la piccola Elizabeth, con gli occhi pieni di lacrime e il cuore gonfio di tristezza, perché ogni motivo di gioia l'aveva abbandonata e lei si sentiva la più Lizzie delle Lizzie. Ma quando la slitta presa a noleggio scomparve dietro l'angolo di Spooks Lane, Elizabeth andò a inginocchiarsi a capo del letto. «Oh, signore», mormorò, «so che non serve chiederti per me un buon Natale pieno di allegria, perché la nonna e la donna non sanno essere allegre, ma ti prego, fai passare un bellissimo Natale alla mia cara signorina Shirley e riportamela sana e salva dopo le feste». E con ciò, disse Elizabeth rialzandosi, ho fatto tutto il possibile. Anna stava già pregustando la felicità natalizia. Quando il treno partì si sentì al settimo cielo. Le brutte strade di città le scorrevano davanti agli occhi. Stava tornando a casa, alla sua Green Gables. In aperta campagna il mondo era bianco oro e viola pallido, intessuto a tratti con l'oscuro splendore degli abeti rossi e le trine delle betulle spoglie. Il sole, basso, dietro i boschi nudi, sembrava correre come un dio rifulgente con il moto del treno. Catherine taceva, ma il suo non era un silenzio ostile. «Non si aspetti che faccia conversazione», aveva detto seccamente ad Anna. «Oh, no di certo. Spero che non mi giudichi una di quelle terribili persone con cui ci si sente obbligati a fare conversazione. Parleremo quando ne avremo voglia». Ammetto che è probabile che io ne abbia voglia molto spesso, ma lei non deve sentirsi in dovere di ascoltare quello che dico. Davy venne a prenderle a Bright River con una grande slitta a due posti piena di pellicce e travolse Anna in un forte abbraccio. Le due ragazze si accomodarono sul sedile posteriore. Il viaggio dalla stazione a Green Gables costituiva sempre una piacevolissima parte dei fine settimana trascorsi a casa da Anna. Ricordava sempre quel primo viaggio da Bright River con Matthew. Era primavera inoltrata allora, e adesso si era in dicembre, ma lungo la strada tutto sembrava dirle: ricordi? I pattini della slitta stridevano sulla neve, la musica dei campanelli riecheggiava tra gli abeti a punta, carichi di neve. E lungo la strada bianca delle delizie, ghirlande di stelle erano impigliate tra gli alberi. E sulla penultima collina videro il grande golfo bianco e mistico sotto la luna, ma non ancora ghiacciato. «C'è un punto di questa strada che mi fa un tratto sentire a casa mia», disse Anna. «È in cima alla prossima collina, quando si vedono le luci di Green Gables. Sto pensando alla cena che ci avrà preparato Marilla. Mi sembra di sentire il profumo da qui. Oh, è bello, è meraviglioso essere di nuovo a casa. A Green Gables ogni albero sembrò darle il benvenuto, ogni finestra illuminata sembrò invitarla a entrare. E che profumino quando Marilla aprì la porta. Poi abbracci, esclamazioni e risate. Persino Catherine non sembrava un'estranea, ma parte della famiglia. La signora Rachel Lynde aveva acceso sul tavolo il suo lume preferito. Era un orribile oggetto da salotto, con un'orribile boccia rossa, ma spandeva all'intorno una bella luce calda e rosata. Anche le ombre ne risultavano calde e accoglienti. Dora stava facendosi davvero molto carina e Davy era quasi un uomo ormai. Le novità erano molte. Diana aveva avuto una bambina, Josie Pye aveva, strano a dirsi, un ragazzo e Charlie Sloane, a quanto si diceva, era fidanzato. Per Anna erano notizie più importanti di quelle dei giornali. Il nuovo copriletto a patchwork della signora Lynde, cucito con 5.000 pezzi, era finito e messo in bella mostra e fu accolto da un coro di lodi. «Quando torni a casa, Anna», disse Davy, «tutto sembra prendere vita». «Ah, questa sì che è vita», commentò fra le fusa il gattino di Dora. «Ho sempre trovato difficile resistere al richiamo di una serata di luna», disse Anna dopo cena. «Che ne direbbe di una passeggiata nella neve con le racchette, signorina Brooke? Mi sembra di aver sentito dire che è capace di usare le racchette». «Sì, è l'unica cosa che so fare, ma sono 6 anni che non lo faccio più», disse Catherine con un'alzata di spalle. Anna tirò fuori le racchette dal solaio e Davy fece una corsa a Orchard Slope per prenderne a prestito un paio di quelle di Diana per Catherine.
percorsero il viale degli innamorati, dove si stagliavano nette le ombre degli alberi, attraversarono campi delineati da piccoli abeti lungo le palizzate, boschi che sembravano voler confidare segreti che poi non rivelavano, era dure, simili a laghi argentei. Non parlavano e non volevano parlare, temevano di guastare l'incanto con le parole, ma Anna non aveva mai sentito Catherine Brooke tanto vicina. La notte invernale, con le sue arti magiche, le aveva avvicinate, o quasi, quando rientrarono sulla strada maestra. Una slitta sfrecciò accanto a loro, lasciandosi dietro l'eco dei campanelli e delle risate. Allora, tutte e due sospirarono. Stavano lasciando un mondo che non aveva niente in comune con quello a cui stavano tornando, un mondo senza tempo, dove la giovinezza era immortale, dove le anime comunicavano, senza avere bisogno di prosaiche parole. È stato meraviglioso, disse Catherine. Ma era evidente che parlava a se stessa e Anna non azzardò alcun commento. Seguirono la strada in discesa e poi risalirono il lungo viale di Green Gables. Al cancello si fermarono come guidate da un medesimo impulso e in silenzio, appoggiate alla vecchia palizzata coperta di muschio, restarono a osservare la vecchia casa acquattata tra gli alberi. Quant'era bella Green Gables in una notte d'inverno. Più in basso, il lago delle acque scintillanti era una lastra di ghiaccio e sulle sue sponde le ombre degli alberi disegnavano mille arabeschi. Regnava il silenzio, rotto solamente dal passo cadenzato di un cavallo sul ponte. Anna sorrise. Quante volte nel suo abbaino aveva immaginato che fosse il galoppo di un destriero fatato. A un tratto un altro suono riecheggiò nell'aria immobile. Catherine, ma tu stai piangendo? Sembrava quasi impossibile che Catherine sapesse piangere, invece piangeva, e quelle lacrime la resero a un tratto più umana. Anna non temette più di avvicinarla. Catherine, cara Catherine, che cos'hai? Posso aiutarti? Oh, tu non puoi capire, disse Catherine con voce rotta. Per te è sempre stato tutto facile. Tu vivi in un cerchio magico di bellezza ed incanto. Chissà quale meravigliosa scoperta farò oggi. Ecco il tuo atteggiamento verso la vita, Anna. Quanto a me, ho dimenticato come si fa a vivere, anzi, non l'ho mai saputo. Mi sento una creatura in trappola e non c'è modo di uscirne. E mi sembra che qualcuno mi stuzzichi sempre con un bastone tra le sbarre, invece tu hai tanta felicità, tanta che non sai che fartene, amici ovunque, e un fidanzato. No, non che voglia un fidanzato, io odio gli uomini, ma se morissi stanotte nessun essere umano sentirebbe la mia mancanza. Forse che a te piacerebbe non avere un solo amico, una sola persona cara al mondo, disse Catherine con un singhiozzo. Catherine, dici che ti piace la sincerità, sarò sincera con te. Se sei sola come dici è colpa tua. Io ho cercato di esserti amica, ma tu ti sei sempre mostrata scostante e piena di spine come un rovo. Oh, lo so quanto ti ho odiata quando sei arrivata, sempre a ostentare quell'anello di perle. Catherine, non l'ho mai ostentato. Forse no, è il mio cattivo carattere che lo immaginava, ma per me era una provocazione. Non che ti invidiassi perché eri fidanzata, non ho alcuna intenzione di sposarmi, ne ho già abbastanza del matrimonio di mio padre e mia madre. Ma non accettavo l'idea che tu fossi superiore a me di grado, pur essendo più giovane. Ecco, ero contenta che i Pringle ti dessero del filo da torcere. Tu avevi tutto quello che io non avevo: simpatia, amicizia, gioventù. Gioventù. La mia gioventù si è avvizzita sul nascere, tu non sai, non puoi sapere. Non hai la minima idea di che significhi non essere desiderata da nessuno al mondo. Lo credi? Esclamò Anna. Con poche frasi incisive descrisse la sua infanzia prima dell'arrivo a Green Gables. Avrei dovuto saperlo prima, disse Catherine. Avrebbe fatto una grande differenza. A me sembravi una beniamina della sorte. Mi rodevo il fegato di invidia per te. Hai il posto che io volevo, io lo so che hai i titoli migliori dei miei, ma tant'è, sei carina, o almeno riesci a sembrarlo. Uno dei miei ricordi invece è il commento: che brutta bambina, fatto sul mio conto. Quando
quando tu entri in una stanza porti la vita. Oh, ti rivedo ancora quando sei entrata a scuola il primo giorno. Ma il vero motivo per cui ti odiavo era quella tua gioia interiore, come se per te ogni giorno fosse una bella avventura. Nonostante il mio odio, a volte dovevo ammettere a me stessa che eri una creatura di qualche lontana stella. Oh, Catherine, mi togli il respiro con tutti questi complimenti. Ma ora non mi odi più, vero? Ora possiamo essere amiche. Non so, non ho mai avuto amiche, e tantomeno di età diversa dalla mia. Non ho rapporti umani, non ne ho mai avuti, credo di non sapere come si fa a essere amiche. Però no, non ti odio più. Non so che cosa provo ora per te. Oh, deve essere il tuo famoso fluido che incomincia ad agire su di me. So solo che sento di doverti dire qual è stata la mia vita finora. Non ci sarei mai riuscita se tu non mi avessi raccontato la tua vita prima dell'arrivo a Green Gables. Voglio che tu capisca perché sono diventata come sono. Non so perché ci tengo tanto, ma è così. Ti ascolto, cara Catherine, voglio riuscire a capirti. Tu sai cosa vuol dire non essere desiderate, lo ammetto, ma non sai cosa vuol dire non essere desiderate dai propri genitori. I miei non mi desideravano, mi hanno odiata dal momento in cui sono nata e anche prima, e si odiavano tra loro, sì. Si odiavano, litigavano in continuazione, litigi meschini, gretti, futili. La mia infanzia è stata un incubo. Morirono quando avevo 7 anni e andai a vivere con la famiglia dello zio Henry. Mi guardavano tutti dall'alto in basso perché mi mantenevano per carità. Ricordo tutte le umiliazioni, dalla prima all'ultima, e non ricordo di avere mai ricevuto una parola gentile. Dovevo indossare i vestiti smessi dalle cugine. Ricordo in modo particolare un cappellino. Ah, mi faceva sembrare un fungo. E mi prendevano in giro tutte le volte che lo mettevo. Un giorno me lo sono tolto e l'ho buttato nel fuoco. Poi, per tutto l'inverno, in chiesa, ho dovuto portare un orrendo berretto vecchio. Nemmeno un cane ho mai avuto. E mi sarebbe piaciuto tanto. Avevo del sale in zucca, aspiravo a laurearmi in lettere, ma era come desiderare la luna. Ma lo zio Harry accettò di iscrivermi alla Queen's Academy a patto che gli rimborsassi le spese quando avessi ottenuto un posto di insegnante. Mi ha pagato la pigione di una squallida pensione di terzo ordine, dove avevo una camera sopra la cucina, gelida d'inverno, torrida d'estate, impregnata di odori stantii di cucina in tutte le stagioni. Non parliamo poi degli abiti che mi toccava portare quando ero alla Queen's. Ma ho preso la laurea e poi mi hanno dato la seconda classe al liceo di Summerside. L'unico briciolo di fortuna che mi sia mai capitato. Da allora ho fatto i salti mortali per riuscire a pagare lo zio Harry. Non solo le spese che ha sostenuto per gli studi alla Queen's Academy, ma anche quello che gli sono costata negli anni che ho vissuto in casa sua. Ero decisa a non avere con lui nemmeno un centesimo di debito. È per questo che mi sono messa a pensione dalla signora Dennis. E che andavo vestita da sciattona. Ho appena finito di pagarlo. Per la prima volta in vita mia mi sento libera. Ma nel frattempo il mio carattere ha preso una brutta piega. So che sono asociale, so che non trovo mai la cosa giusta da dire, so che è colpa mia se sono trascurata e scartata negli incontri di società. So che sono riuscita nell'intento di rendermi antipatica. So che sono sarcastica, so che sono considerata una tiranna dai miei alunni e che mi odiano. Credi che non mi dispiaccia saperlo? Hanno paura di me. E io odio sentirmi guardata con paura. Oh, Anna, l'odio è diventato come una malattia per me. Ma io voglio essere come tutti gli altri e non ci riesco. Ecco il vero motivo del mio caratteraccio. Oh, ma sì che puoi riuscirci, disse Anna, cingendo Catherine con un braccio. Puoi scacciare l'odio da te stessa, guarire dalla tua malattia. La vita per te incomincia ora, dato che infine sei libera e indipendente. E chissà che cosa c'è sulla tua strada dietro la prossima curva. Te l'ho già sentito dire prima d'ora, mi faceva ridere quella prossima curva. Ma il guaio è che sulla mia strada non ci sono curve. La vedo tutta davanti a me, sempre dritta, perdita d'occhio, una monotonia infinita. Oh, Anna, la vita non ti fa mai paura con la sua vacuità, con la sua massa di gente fredda e insipida? No, è evidente di no. Tu non sarai costretta a continuare a insegnare per il resto della tua vita. E a quanto pare trovi tutto interessante, persino quell'essere tondo e rosso che risponde al nome di Rebecca Dew. La verità è che odio insegnare e non so fare altro.
un'insegnante schiava del tempo e... Oh, so che a te piace, non so perché. Io voglio viaggiare, Anna. Non ho mai desiderato altro. Ricordo ancora l'unico quadretto sul muro della soffitta dove dormivo in casa dello zio Henry, una stampa sbiadita scartata da tutte le camere. Rappresentava un gruppo di palme attorno a un pozzo nel deserto con una carovana di cammelli all'orizzonte. Ne ero letteralmente affascinata. Ho sempre conservato il desiderio di andare laggiù. Voglio vedere la Croce del Sud, il Taj Mahal, le colonne di Karnak. Voglio scoprire con i miei occhi che la terra è rotonda e lo stipendio di insegnante non me lo permetterà mai. Dovrò continuare fino alla fine dei miei giorni a parlare delle sei mogli di Enrico VIII e delle inesauribili risorse del Canada. Anna rise, sentiva di poter ridere. Ora, poiché l'astio era sparito dalla voce di Catherine, ora il tono indicava soltanto rimpianto e impazienza. Comunque saremo amiche e per dare un buon avvio alla nostra amicizia ci divertiremo un mondo nei 10 giorni che passeremo qui. Ho sempre desiderato esserti amica, Catherine, ma Catherine con la K maiuscola. Sentivo che dietro il tuo atteggiamento scostante c'erano qualità che valeva la pena di conoscere. Pensavi questo di me? Mi chiedevo spesso come mi giudicavi. Beh... Il lupo tenterà di perdere il vizio oltre al pelo. Chissà se è possibile. Forse sì. Riesco a credere persino ai miracoli in questa Green Gables. È il primo posto che mi dà il senso di una vera casa. Vorrei tanto diventare come tutti gli altri, se non è troppo tardi. Cercherò persino di tirare fuori un sorriso radioso per il tuo Gilbert quando arriverà domani sera. Però ho dimenticato come si parla con i ragazzi, ammesso che abbia mai saputo farlo. Mi prenderà per una zitella reggimoccolo. Chissà se andando a letto stasera mi arrabbierò con me stessa per essermi tolta la maschera e averti permesso di scrutare il fondo della mia anima. Oh no, no, non te ne pentirai. Penserai invece, sono contenta che Anna abbia scoperto che sono un essere umano. Ci rannicchieremo nel morbido tepore delle coperte e non è escluso che avremo 2 bottiglie dell'acqua calda perché Marilla e la signora Linda ne avranno messa una ciascuna, temendo che l'altra se ne sia dimenticata. E ti prenderà una piacevolissima sonnolenza dopo questa passeggiata in una gelida notte di luna. Poi dormirai fino al mattino e ti sembrerà di essere l'unica persona al mondo a scoprire che il cielo è azzurro e diventerai un'esperta nella preparazione del pudding di Natale, perché mi aiuterai a farne uno per martedì, grande, grosso e pieno di uvette e canditi. Quando rientrarono, Anna notò con stupore il cambiamento nell'aspetto di Catherine. La lunga passeggiata all'aria fredda aveva dato colore al volto, trasformandola completamente. Sì, Catherine sarebbe bella se indossasse gli abiti e i cappelli adatti, riflette Anna, cercando di immaginare Catherine con un cappellino di velluto rosso scuro visto in un negozio di Summerside. Quale risalto avrebbe dato ai capelli neri e agli occhi color dell'ambra? Devo proprio vedere quel che si può fare, decise. Capitolo 6. Sabato e lunedì Green Gables fu tutto un fervore di attività. Il pudding fu preparato e l'albero di Natale portato a casa. Andarono a sceglierlo nei boschi Catherine, Anna, Davy e Dora. In una radura trovarono un piccolo abete e Anna si decise a sacrificarlo, sapendo che a primavera il signor Harrison avrebbe diboscato e arato tutta l'area. Girarono per i boschi raccogliendo rampicanti per l'addobbo e felci che si mantenevano verdi per tutto l'inverno in una valletta riparata. Infine, il giorno cedette il passo alla notte sulle colline imbiancate e ritornarono in trionfo a Green Gables, dove trovarono un giovanotto alto con gli occhi castani. I baffi, che ora gli ombreggiavano le labbra, gli davano un aspetto da uomo maturo e per un attimo Anne ebbe il dubbio atroce di trovarsi non già di fronte a Gilbert, ma a un estraneo. Catherine accennò senza riuscirvi un sorrisetto sarcastico, poi li lasciò soli in salotto e passò la serata a giocare con i gemelli in cucina. Con sua grande sorpresa si accorse che si stava divertendo e che spasso scendere in cantina con Davy e scoprire che a questo mondo esistevano ancora mele come quelle di una volta.
Catherine non era mai stata in una cantina di campagna e non sapeva che potesse essere tanto accogliente e misteriosa al lume di candela. Già la vita sembrava darle più calore. Per la prima volta Catherine osò pensare che la vita poteva anche essere bella per lei. La mattina di Natale, a un'ora impossibile, Davy incominciò a suonare un campanaccio da mucche sulle scale, facendo un chiasso che avrebbe svegliato persino i 7 dormienti. Marilla temette una reazione seccata dell'ospite, ma Catherine scese da basso ridendo. Tra lei e Davy era nato uno strano cameratismo. Aveva confessato sinceramente ad Anna di non provare alcuna simpatia per la Compitadora, mentre aveva trovato molti punti in comune con Davy. Aprirono il salotto e distribuirono i doni prima della colazione, perché altrimenti i gemelli, sì, anche Dora, non sarebbero riusciti a mandar giù un boccone. Catherine, che non si aspettava nulla, salvo forse un regalino da Anna, ricevette doni da tutti. Un'allegra copertina lavorata all'uncinetto dalla signora Linde, un sacchetto di radici d'iris da Dora, un tagliacarte da Davy, un cestino con vasetti di marmellate e gelatine da Marilla e un gattino di bronzo come fermacarte da Gilbert. E legato all'albero di Natale, raggomitolato su un caldo panno di lana, un tesoro di cuccioletto con mobili occhi scuri, morbide orecchie e un codino scodinzolante. Al collo aveva un biglietto che diceva da Anna che osa, dopo tutto, augurarti un buon Natale. Catherine prese tra le braccia quel piccolo corpo fremente e disse con voce malferma: Oh, Anna, è un amore! Ma la signora Dennis non me lo lascerà tenere. Le ho chiesto se potevo prendere un cane e ha rifiutato. Ho sistemato tutto io con la signora Dennis. Vedrai che non avrà nulla da obiettare. E comunque, Catherine, non ci starai ancora per molto laggiù, devi trovarti un posto decente ora che hai pagato i tuoi debiti o supposti tali. Guarda, Diana mi ha mandato tutto l'occorrente per la corrispondenza. Non è affascinante guardare le pagine bianche e chiedersi che cosa ci verrà scritto? La signora Linde era contenta che fosse un Natale con la neve, ci sarebbero state meno malattie in giro. Ma a Catherine quel Natale, invece che bianco di neve, parve vermiglio, cremisi e d'oro, e la settimana seguente fu altrettanto bella. Catherine si era spesso chiesta con tristezza come ci si sentisse ad essere felici, e ora l'aveva scoperto. Rifiorì in modo sorprendente, e Anna trovò piacevole la sua compagnia. E pensare che temevo mi rovinasse le vacanze di Natale, pensava con stupore. E pensare, si diceva Catherine, che stavo quasi per rifiutare l'invito di Anna. Fecero lunghe passeggiate nel viale degli innamorati e nella foresta stregata, dove anche il silenzio era amico. Sulle colline dove la neve sfarfallava, simile a un aereo balletto di folletti, nei vecchi frutteti pieni di ombre violette, nei boschi inondati dalla luce dorata del tramonto, non si sentiva cinguettare gli uccelli, gorgogliare i ruscelli o squittire gli scoiattoli, ma a tratti il vento cantava con voce che compensava in qualità la quantità. Si può sempre trovare qualcosa di bello da vedere o sentire, diceva Anna. Parlavano di cavoli, di re e regine e concepivano ambiziosi progetti per il futuro, tornando poi a casa con un appetito che metteva a dura prova persino la dispensa ben fornita di Green Gables. Un giorno vi fu bufera e non poterono uscire. Un forte vento dell'est soffiava attorno alla casa e il golfo era grigio e infuriato. Ma persino la tempesta aveva un suo fascino a Green Gables. Dava un senso di intimità starsene seduti vicino alla stufa e perdersi a guardare sul soffitto il riflesso del fuoco, mangiando mele e dolciumi. Com'era bello essere riuniti a tavola mentre fuori la bufera imperversava. Una sera Gilbert le portò a trovare Diana e la bimba appena nata. Oh, non avevo mai tenuto in braccio una bambina così piccola, disse Catherine mentre tornavano a casa. Tanto per incominciare non mi interessava e poi avrei avuto paura di farle male. Non sai che sensazione ho avuto io, così grande e goffa, con quell'essere minuscolo e perfetto tra le braccia. Diana Wright temeva che la facessi cadere. Ho visto che lottava eroicamente per nascondere il terrore, ma mi ha fatto un certo effetto. La piccina, intendo. Non ho ancora capito quale. I neonati sono creature affascinanti, disse Anna con espressione sognante. Sono
come li ho sentiti chiamare da un professore di Redmond, un insieme straordinario di potenzialità. Pensa, Catherine, anche Omero è stato un neonato con le fossette e grandi occhi luminosi, e sì, perché non era ancora cieco. Un vero peccato che sua madre non sapesse che era destinato a diventare Omero, disse Catherine. Però sono contenta che la madre di Giuda non sapesse che suo figlio era destinato a diventare Giuda, disse Anna sottovoce. Spero che non l'abbia mai saputo. Una sera ci sarebbe stato uno spettacolo nella sala comunale e poi una festa in casa di Abner Sloan. Anna convinse Catherine a partecipare. Vorrei che tu contribuissi alla serata con una lettura, Catherine. Ho sentito dire che sei una fine dicitrice. Oh, recitavo un tempo, mi piaceva, ma durante la penultima estate ho recitato per uno spettacolo organizzato da un gruppo di villeggianti e dopo li ho sentiti ridere di me. Come sai che ridevano proprio di te? Ah beh, era evidente, non c'era nessun altro di cui potessero ridere. Anna trattenne un sorriso e insistette per la lettura. Fai Ginevra come bis, mi hanno detto che la reciti splendidamente. La signora Steven Pringle mi ha detto che non ha chiuso occhio quella notte. No, non mi è mai piaciuta Ginevra. Beh, è nell'antologia. E così, di quando in quando, dimostro alla classe come va letta. Ginevra mi fa perdere la pazienza. Perché non si mette a urlare quando resta chiusa? Dato che la cercano dappertutto, qualcuno la sentirebbe. Infine Catherine promise di eseguire la lettura, ma nicchiava riguardo alla festa. Verrò, naturalmente, ma nessuno mi chiederà di ballare, mi sentirò piena di sarcasmo, di prevenzioni e di vergogna. Mi trovo sempre con il morale a terra alle feste, le poche a cui vado, naturalmente. A quanto pare nessuno crede che io sappia ballare, e sono piuttosto brava, sai? Ho imparato a casa dello zio Harry con una povera camerierina che avevano e che mi insegnò. La sera io e lei ballavamo in cucina al suono della musica che veniva dal salotto. Credo che mi piacerebbe ballare ancora con la persona giusta. Non ti sentirai con il morale a terra a questa festa, Catherine? Non starai fuori a guardare chi è dentro. Sai, c'è un'enorme differenza tra stare dentro e guardare chi è fuori e stare fuori e guardare chi è dentro. Hai dei capelli stupendi, Catherine. Ti dispiace se cerco di pettinarti in un altro modo? Catherine fece spallucce. Oh, fa pure. I miei capelli mettono spavento, ma non ho il tempo di arricciarmeli. Non ho un vestito per la festa. Può andar bene l'abito di taffeta verde? Ah, dovrà andar bene per forza, anche se il verde è un colore che non dovresti mai portare, Catherine. Ma ci applicheremo con gli spilli un colletto rosso che ho fatto apposta per te. Non dire di no, il rosso ti dona, Catherine. Io ho sempre detestato il rosso. Quando andai a vivere con lo zio Harry e la zia Gertrude mi facevano indossare sempre grembiuli di un rosso vivo e i compagni di scuola, quando mi vedevano arrivare con uno di quei grembiuli, gridavano al fuoco! E comunque ho altro da fare che preoccuparmi dei vestiti. Oh cielo, dammi la pazienza! Gli abiti hanno la loro importanza, disse Anna con tono severo mentre le acconciava i capelli. Poi osservò l'opera. E ne fu soddisfatta. Cinse con un braccio le spalle di Catherine e la girò verso lo specchio. Non pensi che siamo davvero un paio di belle ragazze? Disse ridendo. E non ti fa piacere pensare che la gente ci guarderà con un po' di ammirazione? C'è tanta gente scialba che risulterebbe attraente se curasse un po' la propria persona. 3 domeniche fa, in chiesa, ricordi quando il vecchio pastore Milvain aveva un tremendo raffreddore e non si capiva una parola della predica? Beh. Ho passato il tempo a rendere più bella la gente attorno a me. Ho dato un naso nuovo alla signora Brent, ho pettinato con l'onda Mary Edison e ho fatto un risciacquo al limone a Jane Marden, ho vestito Emma Deal di azzurro invece che di marrone, ho vestito Charlotte Blair con le righe invece che con i quadri e vediamo, ho fatto sparire parecchi nei e le lunghe fedine rossicce di Thomas Anderson. Alla fine non li avresti riconosciuti, e a parte il naso della signora Brent, tutti loro avrebbero potuto fare quello che avevo fatto io. Oh, Catherine, hai gli occhi del colore del tè, un tè biondo, e stasera devi tenere fede al tuo nome. Un ruscello dovrebbe essere sempre spumeggiante, limpido e allegro. Tutte cose che io non sono, tutte cose che sei stata in quest'ultima settimana, perciò se vuoi puoi esserlo.
È solo l'incantesimo di Green Gables. Quando tornerò a Summerside, per Cenerentola suonerà la mezzanotte. No, porterai l'incantesimo con te, vedrai. Guardati, è così che dovresti essere sempre. Catherine si osservò allo specchio, come dubitando della propria identità. Sembro davvero molto più giovane, ammise. Avevi ragione, gli abiti ti fanno cambiare aspetto. Oh, lo so che finora dimostravo più della mia età. Non me ne importava. E perché avrebbe dovuto importarmi? Non interessava nessuno. E io non sono come te, Anna. A quanto sembra tu sei nata sapendo già come si vive. Io invece della vita non so niente, nemmeno l'ABC. Chissà se è troppo tardi per impararlo. Da troppo tempo sono sarcastica e non so più se posso essere diversa. Il sarcasmo mi sembrava l'unico modo per far colpo sulla gente. Ora so che avevo paura. Quando ero in compagnia di altre persone, paura di dire stupidaggini, paura di essere derisa. Catherine Brooke, guardati allo specchio. Porta con te questa tua immagine. Magnifici capelli che incorniciano il viso, anziché essere tirati indietro senza grazia. Occhi lucenti come stelle, guance rosse per l'emozione. E non avrai paura. Vieni su, faremo tardi. Ma fortunatamente gli artisti hanno i posti conservati, come dice Dora. Gilbert le accompagnò alla sala comunale. Era tutto come ai vecchi tempi, solo che c'era Catherine al posto di Diana. Anna sospirò. Ora Diana aveva altri interessi. Per lei era finito il tempo delle feste e degli spettacoli. Però era una magnifica serata. Le strade sembravano lucidi, nastri argentei, e a ovest il cielo era verdolino dopo la leggera nevicata. Orione procedeva in cielo con il suo incedere maestoso. E colline, campi e boschi erano immersi in un silenzio perlaceo. La lettura di Catherine avvinse il pubblico dal primo verso e alla festa il suo carnet di ballo fu subito completo. A un tratto si accorse che stava ridendo e non era un riso amaro. Poi, al ritorno a Green Gables, si scaldarono le punte dei piedi davanti al fuoco del soggiorno alla luce dorata di due candele poggiate sul caminetto. Più tardi, la signora Linde arrivò quatta quatta in camera loro, nonostante l'ora avanzata, per chiedere se volevano un'altra coperta e per rassicurare Catherine sulle condizioni del cagnolino, che dormiva al calduccio in una cesta dietro la stufa della cucina. Ora vedo la vita in modo diverso, pensò Catherine scivolando nel sonno. Non sapevo che esistesse gente così. Ritorni qui da noi, disse Marilla al momento del congedo, e non lo diceva certo per complimento. Ma sì che tornerà, disse Anna, per qualche fine settimana e per settimane intere quest'estate. Faremo dei falò, zapperemo in giardino, raccoglieremo mele, porteremo al pascolo le mucche, andremo in barca sul laghetto e ci perderemo nei boschi. Voglio mostrarti il giardino di Esther Gray, Catherine, e Eco Lodge, e la valle delle violette quando è piena di violette.